Era il 1983 quando io sono arrivato in questa azienda, era il primo di novembre, ma l'azienda è stata fondata il 17 gennaio del 1976 da Antonio Fumagalli. Non è stato semplice perché si nasceva come produttori di macchine per saldatura e poi lentamente ci si è trasformati in veri e propri distributori industriali, conservando però quella che è l'anima, e cioè il core business che è nella saldatura, che è, rimane il nostro, diciamo, core business. Però via via poi sono arrivati gli strumenti di misura e controllo, sono arrivati gli articoli tecnici industriali, è arrivata l'utensileria, e sono arrivati le lavorazioni di materie plastiche, insomma un po' tutto quello che è il servizio a 360 gradi per l'impresa. E oggi siamo uno dei distributori industriali più importanti in Italia, sicuramente per volumi. Invece nel campo della saldatura siamo leader assoluti in Italia, nel senso che abbiamo, diciamo, vinto la sfida importante, che era quella di capillarizzare il più possibile l'Italia. In ogni comune, in ogni officina c'è comunque una macchina rossa, che è la macchina della Fronius. Beh, il punto di forza molto importante all'inizio è stato il gruppo, il cerchio magico, che ancora oggi funziona molto bene, cioè un gruppo di persone coese che sono orientate e focalizzate su un piano di sviluppo ben condiviso e ben congeniato. Questa è stata una cosa molto importante. L'altro fattore critico di successo è stata la diversificazione, quindi non rimanere solo nella saldatura ma ampliare l'offerta. E poi altro fattore critico di successo è aver incontrato nella nostra strada il più importante produttore di macchine mondiali, che si chiama Fronius. Ma la sfida più importante è stata nel 1993, quando abbiamo iniziato a distribuire il prodotto Fronius. Fronius stava uscendo con il proprio brand, nessuno la conosceva. Noi lasciavamo un marchio come Hitachi e come ST, e quindi lasciavamo un prodotto conosciuto e andavamo a distribuire un prodotto che non era conosciuto. L'avevo visto in fiera Essen nel 1989, dove ero andato con il camper di Fumagalli, mi ricordo sempre, con Gianni Cazzola, e da lì sostanzialmente è stata una sfida importante, perché tutti quanti conoscevano ESAB, conoscevano Lincoln, conoscevano Miller, ma non conoscevano la Fronius. E invece oggi, insomma, quest'anno abbiamo 40 milioni di euro di fatturato nel mondo della saldatura e siamo il più importante distributore di prodotti di saldatura e di macchine per saldatura che esista in Italia, e uno dei più importanti al mondo, privati. Quindi siamo come veniamo per loro dopo la loro filiale della Germania, e siamo il primo distributore in assoluto. La sfida più importante è quella di saltare sul carro del digitale, saltarci tutti e saltare a piedi pari. Non è un viaggio semplice, abbiamo creato un team di lavoro di una ventina di persone trasversali, abbiamo creato un CDO, un Chief Digital Officer, che comunque sta spingendo, stiamo producendo dei contenuti, siamo già avanti molto rispetto ai nostri competitor su questo, ma è comunque una grande sfida perché è un cambiamento epocale. Io credo che ci saranno sempre meno carte, sempre meno persone che si muovono e sempre più lead che vengono generati via web. E quindi questa è la più grande sfida, cioè quella di portare quanto più digitale possibile nel nostro mondo, nel mondo della old economy, che servirà per arrivare veramente a centrare l'obiettivo di digitalizzare tutta quanta la nostra clientela.